Buongiorno a tutti, questo è il primo di una serie di tutorial che possono esserci utili nel caso in cui la nostra amata Fiat 500 resti in panne. Oggi parleremo di un problema molto comune che è la sostituzione delle puntine e condensatori e vi faccio vedere come si sostituiscono. Allora, andremo a togliere la calotta e la spazzola rotante. In questo modo, con un cacciavite, andiamo ad aprire le puntine e andiamo a controllare se sono bucate. In questo caso sono bucate, quindi che cosa facciamo? Allentiamo con una chiave da 8 questo datino qui, togliamo il fermo di sicurezza e poi andiamo a allentare la vite. In questo modo. Dopodiché portiamo via le puntine platinate e poi continuiamo togliendo il cavo del condensatore. E la sostituzione del condensatore, eccolo qui. Questo è il condensatore e queste sono le puntine platinate che, come vedete. Allora, continuiamo con la nostra procedura. Mettiamo la puntina platinata. Andiamo a rimettere il nostro fermo di sicurezza, ecco qui. Poi andiamo a montare il nostro condensatore. Il filo del condensatore. E poi andiamo a fare la nostra registrazione della puntina. Come si fa? Si mette in massima apertura, vedete? Massima apertura di contatto. Andremo a registrare la nostra puntina in questo modo e blocchiamo la vite. Facciamo un giro di controllo e rimontiamo il tutto, la nostra spazzola e la nostra calotta. Vedete l'acquisto dei nostri particolari, possiamo sempre trovarlo su quattro piccole ruote nella sezione punta amico oppure sempre sul nostro sito www.fiat500clubitalia.it. Grazie per la vostra attenzione, alla prossima!